Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della mia Christmas Challenge. Non mi ricordo più che numero sono arrivata di video perché non me ne ricordo più. Allora, questo qua è un video tag. E già me lo direte tutti, lo so, perché poi taggerò la gente. Sì, mi ho detto, manca un video tag ai miei tanti video, perché ho fatto video recensioni, video di consigli, video shopping. Ne ho fatti talmente tanti che ormai ho perso il conto. Poi, oh sì, farò anche dei What in a Day perché alcune persone mi hanno richiesto dei video, quindi sì, lo farò. Adesso non so che numero sarà questo, perché a volte li cambio le programmazioni in modo che non siano sempre tutti natalizi, perché sennò uno si taglia quelle bene. Quindi ho deciso di farli molto misti. Ah, farò un video tag, ovviamente natalizio. Quindi sì, questo video sarà natalizio. Allora, io faccio dei video tag molto, 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 molto semplici. Molto easy, quindi praticamente è un video tag che ha, diciamo, principalmente 5 domande. Le mie domande sono sempre su una mano, così non dovete preoccuparvi. Allora, prima di tutto, prima domanda: cosa vi piace di più del Natale? Dovrei scrivermele da qualche parte le domande. Non c'è niente con su cosa su che me la dimentico. Ma no, poi devo riguardarmi il video da capo, quello è il problema principale. No. Ecco, allora, mi torna utile. Prima domanda, io posso mai fare il video così? Non posso nemmeno staccarlo dal muro, facciamo così, ci giriamo. Vi porto con me. Allora, prima domanda. Cos'è che vi piace di più del Natale? Ah, cos'è la cosa, cosa sono, diciamo, cos'è la cosa che vi piace più del Natale? O cosa sono le cose che vi piacciono? Può essere double fax domanda. Io metto la prima, che cos'è che vi piace di più del Natale? Così siamo a posto. Allora, ovviamente devo rispondere pure io. Allora, ma del Natale semplicemente mi piace l'aria, diciamo, sì, l'aria, diciamo non so come spiegarlo, l'aria natalizia, l'atmosfera, ecco, natalizia, fatto di fare i regali, mi piace molto fare i regali a me a Natale, sì, lo so, ho dei problemi, mi piace fare i regali, mi piace fare le liste di Natale, infatti quest'anno ho detto a tutti i miei amici di fare le liste, fate le liste, e mandatemele. Perché, tra l'altro, se volete farmi un pensierino, io non, ovviamente non siete obbligati, ma mi farebbe molto piacere per sostenere il mio canale e anche la mia stanza, che in questo momento state guardando qualche pezzettino, è in una fase di restauro, eccetera. Trovate tutto sotto nella lista dei desideri Amazon. Ci sono cose ovviamente strane, quindi non fateci caso, ma ho usato la mia lista Amazon come lista dei desideri anche di Natale. Così la gente sa dove comprarmi, cosa comprarmi o cosa voglio, perché sennò poi capita che mi regalano shampoo antiforfora. Non ho la forfora io. E niente, però se volete comprarmi la tinta, io lo apprezzo, perché non riesco a trovare il colore della mia tinta. Adesso metterò anche quello sulla lista Amazon, perché non la trovo in giro. Non voglio tornare castana, perché io in teoria sono tra il castano chiaro e il biondo cenere. So che la gente non ci crede. E niente, io però voglio essere rossa. Andiamo avanti. Però, quindi quello che mi piace più del Natale, diciamo, è il fatto comunque di avere questa atmosfera di luci, il fatto di fare i regali, di andare, non so, anche a me piace molto anche la vigilia di Natale, proprio l'atmosfera in sé. Number 2 possiamo mettere, sempre in tema natalizio, i vostri film, no, i film preferiti di Natale, dovrei farci un video a parte. Quindi possiamo mettere un'altra domanda. Allora, le sto creando sul momento, ragazzi, quindi abbiate pazienza. Posso mettere, quando fate l'albero di Natale? Quando fate l'albero? Normalmente quando è vostra usanza fare l'albero di Natale. Io purtroppo la madre tradizionalista, cioè la mia stanza l'ho già addobbata, però l'albero si fa da noi l'8 dicembre.
non voglio sbagliarmi sulla data, ma sì, l'8 dicembre. Perché abbiamo sempre avuto questa usanza sin da piccole, che prima dell'8 l'albero non si fa. Poi negli anni è successo che in teoria l'albero dovrebbe scomparire prima, cioè dopo l'Epifania, ma a volte lo teniamo anche un po' di più perché ci scoccia da toglierlo. Poi c'è gente come il mio ragazzo che se lo tiene tutto l'anno, sia un alberello che se lo tiene tutto l'anno. Comunque normalmente l'8 dicembre, forse per me lo metterei il 1° dicembre, perché penso che prima lo faccio, più mi sa di Natale. Poi mi dispiace perché ci metto tanto per farlo, l'alberello. Infatti io ho già addobbato la mia stanza. Ovviamente i video che sto facendo li sto girando da novembre, quindi io da novembre che ho addobbato la mia stanza. Poi continuerò ad addobbarla, ovviamente. Magari un giorno mi prenderò un alberello tutto mio. Andiamo avanti. Allora, terza domanda. Allora, terza domanda, vediamo un po'. Secondo me potrebbe essere, beh, visto che ho già chiesto che cos'è che vi piace di più del Natale, quando fate l'albero, potrebbe essere come festeggiate nuovamente il Natale. Come festeggiate normalmente il Natale. E la vigilia, mettiamo. Che anche questo dovremmo aprire una parentesi perché purtroppo quest'anno, ahimè, non ho capito come lo faremo, però. Allora, io normalmente festeggio la vigilia di Natale, ovvero la cena, da mia zia, che abita a None, quindi dovremmo vedere se quest'anno si potrà fare. Solitamente festeggio con mio padre perché mi sono separati. E festeggio con mio padre vigilia di Natale, quindi la sera a pranzo e a cena, ce la posso fare. E invece poi pranzo lo faccio il 25 con i miei nonni, da parte di mia madre invece, quindi se già sto con mia mamma. E poi normalmente si faceva un'ulteriore cena, 25, con diciamo i parenti del compagno di mia madre. Sì, siamo una famiglia molto strana. Diciamo che festeggiavo dal 24 fino al 25, sera, sì. Poi a volte magari ci vedevamo anche con altri parenti, magari il 26 o il 27, dipendeva dalle volte. Ditemi voi come lo festeggerete o come lo festeggiavate. Quest'anno non lo so, vi farò sapere poi. Domanda numero 4. Se vo ecco, è bella. Se vorreste essere un oggetto natalizio. Ah, se vorreste essere un oggetto natalizio, quale scegliereste? Quale scegliereste? No, ripeto la domanda. Se vorreste essere un oggetto natalizio, quale vorreste essere? Facciamo ipoteticamente che potete essere un oggetto di Natale, quale vorreste essere? Io semplicemente perché mi piace molto, vorrei essere un fiocco di neve. Non so per quale motivo, perché mi piacciono i fiocchi di neve, non so. Penso oggetto inanimato, come gli alberi, le ghirlande. Penso di voler essere un fiocco di neve. So che mi scioglierò prima o poi, però non lo so, mi piacerebbe essere un fiocchettino di neve, perché la neve porta gioia, non a chi guida, però io amo la neve, quindi penso che mi piacerebbe essere un fiocco di neve. So che non è solo una cosa natalizia, perché comunque tutto l'anno. Se diciamo proprio di essere un oggetto natalizio più casalingo, magari mi piacerebbe essere il puntale dell'albero. Non perché sono al centro dell'attenzione, ma perché posso osservare tutto. Mi piace perché sono in cima e posso vedere cosa succede. Mi piacerebbe. Qui la quinta e ultima domanda, che già la sapevo prima, ma l'ho messa come ultima perché è la mia preferita. Se poteste festeggiare ovunque e con chiunque, con chi e dove andreste? Ripeto la domanda per chi non l'avesse capita. Se poteste, adesso io non guardate i miei verbi perché ho dei problemi io. Se poteste festeggiare, o potreste, non lo so, vabbè. Se potreste festeggiare ovunque e con chiunque, con chi e dove andreste?
Io sono son sincera. Ora, facciamo finta che questa situazione non esista. Io penso che andrei, sono sincera perché non è che non ci tengo la mia famiglia. Andrei con i miei amici e cioè con amici, amiche e il mio ragazzo. Penso in un luogo fuori dal mondo. No, fuori, penso che andrei in Giappone. E perché mi piacerebbe vedere come festeggiano il Natale in Giappone. Però che lo festeggino il Natale in Giappone, non lo so. Però mi piacerebbe. O magari anche in America, no? Ti ho detto mio ragazzo, mi piacerebbe vedere come. Perché in America festeggiano anche il giorno del ringraziamento. E poi, dai, l'avete visto tutti, mamma ha perso l'aereo, quindi vorrei andare a vedere l'albero gigante, Central Park, quindi mi piacerebbe portare tutti i miei amici in America. Farei un Natale in America. Poi torno magari per l'ultimo dell'anno. O l'ultimo dell'anno vado in Australia, così siamo i primi a festeggiare. Poi torno in Italia. Sono due cose che vorrei fare nella vita, è vero. Festeggiare un capodanno almeno in Australia, perché so almeno che sono i primi a festeggiarlo per via dell'ora legale. E fare almeno un Natale in un posto tipico. Natalizio, tipo io Natale al Caraibi non lo farei mai, cioè per me il Natale deve essere freddo, neve, quindi andrei in luoghi dove nevica, ci sono gli alberi, queste cose qua, quindi non so, magari in Giappone poi ci sono 30 gradi, non ne ho idea, quindi no, penso che in America, mi sarebbe piaciuto farlo in America come vedo nei film, poi non, ripeto, non so se lì è estate, autunno, però boh, potremmo sapere sotto nei commenti, e niente. Io vi lascio sotto poi le domande. Ogni video non deve durare più di un quarto d'ora, quindi devo essere veloce. Vi lascio le domande sotto e taggo, ovviamente se volete farlo, questo tag anche in ASMR. Taggo, allora, saranno sotto i nomi di chi taggo. Andrea, il mio ragazzo, così mi amerà la follia. Taggo, la Stefi. Taggo, Sofia, che cambierà nome, adesso non so come si chiamerà. Taggo poi la gemella Betta. Betta, toccherà fare il tag. Stavolta ti voglio in tema natalizio, mi raccomando. Stavolta, visto che è natalizio, ti voglio vestita da Babba Natale. O da qualcosa di natalizio, elfo, scegli tu. In ASMR, mi raccomando. Voglio un trigger potente natalizio. Poi taggo. Ho finito le persone. Il tag è libero. Scegliete voi chi volete taggare. Scegliete voi se volete fare questo tag, se vi fa piacere. Il tag si chiamerà appunto tag natalizio. Non so che nome dargli. Mettiamo tag natalizio, dai. Tag natalizio 2020. Tag natalizio 2020 della Christmas Challenge di Red Princess. Più lungo non si può. Io vi saluto, vi auguro. Ah, sì, in teoria dovrebbe esserci. In teoria dai un commento a questo bellissimo tag favoloso. Se volete darlo, date un commento. Se no, taggate le persone e basta. Semplicemente. Stavolta la quinta domanda l'ho creata. Di solito quella quinta domanda era sempre commenta. Se volete commentare, l'ho commentato, non so fa niente. Però le persone taggatele sempre, mi raccomando. Io scriverò sotto le domande. Se non le avrò scritte, picchiatemi. No, scherzo. Scriverò Massimo. Se non in descrizione le scriverò sotto e scriverò anche i nomi di chi taggo con i rispettivi link. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Sono riuscita a farlo di 14 minuti!